Ragazzi, oggi siamo a Santa Brigida e proviamo a fare un paio di nuovi sentieri, il Partigiano Cion e Ribelle, e poi rientriamo su asfalto fino di nuovo qua alla chiesetta di Santa Brigida. Ora proseguiamo per circa 4 km seguendo lo stradone principale, quello centrale, e per arrivare poco sotto la casa del Partigiano e poi trovare i sentieri che scendono. Andiamo. Abbiamo qua l'ingresso della Mulattiera Santa Brigida, che è quello di cresta che passa qua sopra. Andando avanti abbiamo lo stradone che poi ci porterà su fino al Faudo. Qui abbiamo la Sentiero Monte Faudo e Casone dei Partigiani e noi dobbiamo prendere qua a sinistra. Il primo sentiero che andiamo a fare è Partigiano Cion. E poi invece di continuarlo fino al fondo, a un certo punto deviamo a sinistra e andremo a fare la traccia, mi pare si chiama Ribelle. Ok, qua a sinistra. Ricordiamoci che siamo in esplorazione, quindi non è che ne conosciamo ancora niente questo sentiero, eh. Direi che a occhio bisogna seguire anche queste bandierine, eh? Quelle pezzi di fettuccia. Però, ripeto, siamo. Che brutto qua. Passa di lì, Guido! Di qua, di qua, di qua, di qua! Allora, qua abbiamo l'indicazione. Andiamo. Attenzione qua, non è proprio chiarissimo, è qui dove si deve andare. Le foglie nascondono un po' la traccia in qualche punto. Qua, in giù, 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 giù. Oltretutto queste foglie di quercia credo che siano, o di faggio. Comunque, questo tipo di foglie sulla pietra e questo tipo di foglia è veramente scivoloso. È molto stretta la traccia. Ed è molto scivolosa col discorso che vi dicevo prima del coso lì, dell'accoppiata foglie e pietra. Allora, qua c'è un'indicazione. Qui sarà Cion a destra dritti. Noi invece vogliamo provare a fare anche la Ribelle, che è questa qua a sinistra. Infatti qua, ricordatevi l'omino qua gigante qui, e qui abbiamo la Ribelle fiammetta. Ecco qua. Allora, andiamo a vedere anche questo. Non mi prenderà un nero. Bisogna fare molta attenzione perché la traccia si vede, sì, ma proprio al pelo, eh. Ma qui andiamo così. Oh, forse. Ah sì, questa qui, questa qui. C'è da arrampicarsi un attimino. Sì. Comunque passando qua in mezzo. C'è da arrampicarsi, qui c'è da spingere, ragazzi. Non so se si riesce a salire. Ah, finalmente un po' di discesa. Qua, qui gira. Grazie.
sono un po' ste curve in contropendenza, un po' particolari. Ma forse qua si vede anche un po' di panorama. Che bello! Bello, bello. Bello scorcio. Sì. Guarda la chiesa laggiù. Sì. Adesso praticamente dobbiamo scendere giù, trovare l'asfalto che ci riporterà a Santa Brigida. Godiamoci questo pezzo di discesa. È un attimo qua a mancare una curva tipo questa o tipo quest'altra. Ah, mi sa che siamo arrivati alla fine, che peccato. Siamo arrivati alla fine. Allora, avessimo continuato Partigiano Chon, saremmo arrivati di là adesso. Invece siamo arrivati qua alla fine, siamo usciti qui. E adesso ce ne torniamo a Santa Brigida su asfalto e via. Ne abbiamo circa 3 km di asfalto con dei punti in salita, con tutto quello che c'è. Ok, l'incrocio prendiamo a salire, perché scendere sarebbe troppo facile. Santa Brigida, invece noi arriviamo dall'indicazione località Batajò. Comunque diciamo, non dobbiamo scendere, ma andiamo su. Ah, guarda qua, siamo ritornati. Siamo ritornati. Bel giro d'anello. Bello. Diciamo che tutto il giro si sviluppa per circa 9 km e 17 e 170 metri. Bello, c'è sul pezzo di salita, c'è il pezzo di discesa, carino. E poi si rientra qua. È un giro diciamo da 2 ore, 2 ore e mezza, secondo come andate. Bello, bello, bello. Grazie Omnia per la manutenzione dei sentieri.